Salve ragazzi, in questo video andremo a vedere io che semino i semi di pesca. Oggi andremo a usare queste bottiglie che sono andato a raccogliere da dei fossi. Vi lascio qualche clip. Guardate che schifo. Come cose ci serviranno? Uno spaccanoci, i semi di pesca che ho messo in acqua, come si può vedere, una racchetta per uccidere le zanzare bastarde. Queste zanzare. Io boh. Stronze, morite. Una Coca-Cola, non mi hanno sponsorizzato per dirlo, e un taglierino e la terra che sono andata a mettere qua. Ok, detto questo, iniziamo, altrimenti il video dura 2000 anni. Come prima cosa andiamo a prendere una bottiglia e la intagliamo al centro, poco più sotto del centro. Perfetto. Ora ci serve un buco per drenare, perché altrimenti non passa l'acqua e la terra si inzuppa d'acqua, quindi proviamo a fare dei buchi senza tagliarci. Chi piccoli, così tipo. Ora che abbiamo il vaso, andiamo a prendere una seme di pesca che ha ancora il guscio. Dobbiamo spaccarlo perché dentro c'è il seme che ci interessa a noi. Come potete vedere, si è aperto molto semplicemente, essendo che l'ho messo in acqua, ha ammorbidito il guscio. E quindi sarà molto più semplice andarlo a rompere. Dopodiché andate a riempire il vaso con della terra, molto semplicemente. In questo modo. Il seme lo mettete con la punta verso il sopra, così. Al centro. Un'altra cosa, il vaso. Potete anche tenerlo così, perché ci sono delle temperature gelide, questo si parla in inverno, ora siamo quasi in autunno, quindi non ha senso. Dobbiamo andare a creare una mini serra così. Guardate, mettete la terra con il seme, fate così e chiudete il tappo o lo lasciate aperto. Questo non vi servirà a niente. Questo è un ottimo modo per riciclare le bottiglie di plastica. Senza andare a comprare dei vasi, potete andare a mettere un po' di nastro e scrivete il nome della cultura.